Addio. Viva la libertà! Madonna, ma ci sta un salvagente eventualmente? Sì, oh. Libertà per i prigionieri! Prigionieri! Questa Europa! Prigionieri liberi! Viva la determinazione dei popoli! Prigionieri catalani liberi! Ciro Borrelli, Nazione Napoletana Indipendente, la vostra posizione sui catalani imprigionati e sulla manifestazione di oggi? Ogni popolo ha il diritto all'autodeterminazione, assolutamente. Noi siamo per un'identità forte dei popoli e per un'Europa dei popoli, non degli stati, dei burocrati, di leggi che opprimono le nazioni che vogliono emergere con le loro identità. Assolutamente i prigionieri politici hanno diritto di asilo, è vergognoso che muoiano in galera persone anche come Salvatore Dodoni, indipendentista sardo, dopo 60 giorni di sciopero della fame a 74 anni e il giudice di sorveglianza ha rifiutato il ricovero in ospedale. Questo succederà anche ai prigionieri politici catalani, questi saranno stati privati dei loro diritti fondamentali solo per un'idea politica diversa e per il troppo loro amore per il loro popolo e l'indipendenza. L'indipendenza catalana può essere anche per alcuni, diciamo, che hanno criticato questa cosa come una secessione dei ricchi, ma assolutamente io penso che tutti i popoli, indipendentemente dalla loro posizione, hanno il diritto ad autodeterminarsi, ad autogovernarsi. E io apprezzo quello che è successo nel Regno Unito quando c'è stato il referendum della Scozia. Gli inglesi l'hanno visto, diciamo, con interesse, ma senza assolutamente attaccare e ledere il diritto del popolo scozzese ad avere uno Stato sovrano indipendente in Europa. Noi vediamo solamente in Italia l'appiattimento dell'ideologia, la soppressione, la cultura dei popoli. Questo è praticamente accostato a un genocidio vero e proprio, perché il genocidio non è solo uccisione, sterminio di massa, ma anche forzare all'emigrazione e alla negazione, all'oscurare l'identità di un popolo. Prima si comincia a distruggere un popolo, a negargli la identità. Quindi i popoli veneti, il popolo veneto ha chiesto a noi di portare il messaggio di solidarietà ai catalani e a tutti gli indipendentismi del mondo. Noi siamo contro l'odio tra i popoli, siamo per avvicinare i popoli, quello che non ha fatto lo Stato italiano, l'ha compressi e l'ha costretti a odiarsi l'un l'altro. Catalogna, in Europa si parla molto di democrazia, ma in Catalogna sono detenuti ingiustamente 9 detenuti politici. Come vede questa cosa? Ma probabilmente la democrazia non è ancora un fatto compiuto da quelle parti. Mi associo a quanto detto da mio marito, la democrazia è sempre imperfetta e sempre da coltivare e non è ancora in tutti i paesi del mondo. Alessandro Citarella, segretario nazionale di Meridem. Alessandro, problema serio, i meridionalisti, diceva così il direttore che ha preceduto questa intervista, hanno una serie di distinguo. Cosa manca al meridionalismo per essere veramente compatto, unito e omogeneo? Ma manca una interpretazione seria già di quelli che sono i diritti. Noi parliamo tanto di democrazia. Bene, al di là del discorso dell'autodeterminazione che vogliono in Catalogna per affrancarsi dallo Stato centrale, rimane un discorso molto antipatico, quello di arrestare persone che non hanno fatto nulla di violento e soprattutto l'hanno fatto con i loro mezzi e con, diciamo, i loro soldi. Vengono detenuti ingiustamente una serie di dirigenti politici e pubblici e non capiamo veramente il senso e lo scopo di questa cosa. Tornando al discorso dei gruppi, diciamo, politici meridionalisti, manca soprattutto una volontà seria da parte di alcuni di loro di volersi sedere intorno a un tavolo e discutere seriamente di quello che deve essere il futuro prossimo soprattutto delle nostre regioni del sud. Effettivamente non è democrazia, perché se fosse democrazia, la parola democrazia è libertà di pensiero, libertà di parola, quindi si fa tanto ma non si fa niente arrivato a questo punto, perché io trovo che comunque sia, dovrebbe essere, non è più democrazia, dovrebbe diventare una dittatura questa, perché comunque sia, torno a ripetere, la democrazia è libertà di pensiero e di parola, quindi ognuno è libero di poter manifestare il proprio pensiero. Grazie.